A metà strada tra Pisa e Firenze troviamo San Miniato, una delle tappe segnate da Sigerico durante il suo viaggio di ritorno a Canterbury, e divenne così una delle stazioni storiche della Via Francigena. Ora mi trovo sulla sommità del colle su cui siede il borgo, e qui sbetta la rocca di Federico II di Svevia, una torre a pianta trapezoidale alta 37 metri, completamento del complesso difensivo del castello. Qui, il principe illuminato tra il 1217 e il 1223 fece costruire la torre di San Miniato, divenuta il simbolo del paese. La terra che circonda San Miniato pullula di altri frutti e colture, su cui si incentra la florida attività agricola, fioriera di prodotti tipici come il pomodoro grinzoso, il carciofo e l'oliva mignola, senza dimenticare il peculiare tabacco Kentucky, essenziale per la composizione del celeberrimo sigaro toscano, e naturalmente un olio e un vino veramente meravigliosi. Ora vado ad assaporare un buon bicchiere di vino e ci vediamo alla prossima tappa.